Però ho seguito un po' tutte le vicende, ci siamo fatti qualche riflessione. La mia riflessione, diciamo, alla fine di questa bellissima esperienza è che secondo me la tenda, gli attendati, insomma, tutti quanti voi che vi ringrazio per, come dire, per avermi accolto nella vostra lista, abbiamo riportato nella politica l'empatia, che è la capacità di mettersi nei panni degli altri e che, diciamo, la politica degli ultimi 10 anni ha completamente dimenticato. A nessuno piace Ottaviani, a me non è mai piaciuto, ci ha sempre trattato male con Paolo tutte le volte che abbiamo provato a instaurare un minimo di dialogo pensando, diciamo, al bene dei lavoratori e al bene assoluto che poteva essere la multiservizi per questa città, ci ha proprio trattato una schifezza, diciamoci la verità. Però non è su questa base che uno decide di candidarsi. La cosa che dice sempre Francesco diciamo, è stato lo stimolo, cioè abbiamo deciso di candidarci io in prima linea per parlare nuovamente di buona politica, perché la buona politica è fatta di persone buone, è fatta di onestà, è fatta di grandi principi, è fatta di grandi obiettivi. L'obiettivo del lavoro non dovrebbe essere grande, dovrebbe essere, come dire, naturale, perché ci è garantito dalla Costituzione. In questa città è stato calpestato tutto. A partire dalla Costituzione, e la nostra risposta è stata più forte, perché l'empatia, la persona, il senso di comunità che noi abbiamo riportato dentro questa città, secondo me, attraverserà tutti gli anni a venire. Per questo, per il fatto di averne fatte parte, io vi ringrazio.